Il Pope. Cerchio e seno attraverso NT a cura di VB, il Pope. Parliamo della coscienza. Cos'è questa coscienza? Cos'è quella parte che voi rappresentate incarnativamente? In poche parole, la definizione di coscienza è emanazione dell'essere stesso, che in un continuo processo di essere e divenire manifesta la sua conoscenza all'interno di se stessa. Per farlo, crea e percepisce una realtà incarnativa che favorisce il processo dell'esperire. Questo processo è il ciclo dell'incarnarsi e reincarnarsi continuativo fino all'esperire totale. La coscienza si adegua così all'economica legge del divenire e del sapere coscienziale che portano l'essere ad essere. Emanazione che cosa vuol dire? La coscienza è parte dell'essere, non la sua totalità, la sua completezza. Per questo si parla di emanazione. Tuttavia, la conoscenza è fatta della stessa sostanza della conoscenza, ma applica il divenire per manifestare l'essere che è. Su questa parte ci soffermeremo un'altra volta. Vorrei che comprendeste il processo di creazione e percezione della realtà che fa da terreno esperienziale. Non è la creazione e percezione che voi da incarnati attuate nell'emanazione incarnativa, ma la creazione e percezione a livello coscienziale al fine di creare l'humus esperienziale e quindi la sede dove poter esperire. In questo caso parliamo di questo pianeta che, fino a che avrà ragione di esserci, servirà per creare la possibilità dell'esperire.